Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dall'ambientazione è buio inoltrato, è orario di cena, sono quasi le 9 e sono in macchina con la mia fidanzata, cioè pensate un po', finalmente vi presento la mia fidanzata. Sono anni che mi chiedete spesso: Vito, ma la tua fidanzata c'è? Esiste? Ce l'hai una fidanzata? Signori, oggi io ve la presento qui ufficialmente in questo video. Preparatevi allo scoop perché è qualcosa di sensazionale. No, Vito, no! Io non voglio essere ripresa! Non sono ancora pronta! Manu, ma si capisce che sei tu? Manu, chi è Manu? Ciao a tutti ragazzi, sono la fidanzata di Vito! Vito, dove mi porti a cena oggi? Da nessuna parte ti porto, da nessuna parte! Ma io ti ho fame! Caccia fuori i soldi e paghi anche per me! Ah mio! Deve essere l'uomo a pagare! Ma non esiste proprio! Ormai c'è la parità dei sessi, l'emancipazione, quindi ormai si divide tutto! Basta con questa galanteria spicciola! No, io sarò l'antica! Io sono la principessa, devi pagare tu per me! Manu, non sei credibile, ti prego, parla normalmente, cioè non ti sforzare di essere la mia principessa! E poi ti ho detto che non mi devi inquadrare! C'è la privacy! Ora, scherzi a parte, stasera porterò Manu a cena fuori, visto che comunque, ragazzi, è una cosa che mi andava di fare. Niente forzature, niente scommesse, questa sera pago io! Sei contento? Vito, sei veramente un fidanzato, è un cugino d'oro! Un cugino, esatto, chiamami cugino, non mi chiamare fidanzato! Noi due non siamo fidanzati! Passiamo alle cose serie, dove mi porti a mangiare? Tu dove vuoi andare stasera? Io voglio andare! Aspetta! Lo so! Perché faccio queste domande stupide pure io? Ma perché le faccio? Scommetto che anche questa sera tu vuoi andare a McDonald's. Sì! Lo sapevo, ragazzi. Perché sforzarsi di chiedere quando puoi improvvisare tu? È da tanto che non ci vado. Da tanto? Ma da quanto? Forse una settimana? E tu me lo chiami da tanto? Un Mac al giorno svuota il tuo portafoglio di tonno. Guarda quanto sei bravo. Anche i proverbi hai imparato, eh? Vito, va bene, andiamo al Mac. Però ha una condizione. Sentiamo questa condizione. Mi devi comprare il panino più costoso che c'è. Il panino più costoso che hanno al Mac? Sì. E perché? Così, per fare qualcosa di diverso. Cioè io ti devo comprare il panino più costoso perché tu hai deciso che dobbiamo fare qualcosa di diverso? Sì. Ma sei la mia fidanzata veramente, no? Ti dovevi prendere quello che c'era, non è che devi pretendere poi cose che io magari non posso fare. Ma siccome io so che lo puoi fare, e so che lo puoi fare, lo facciamo. Va bene ragazzi, oggi avevo promesso a me stesso che non avrei fatto storie sul prezzo, quindi siccome io ti ho invitato e ci tengo a queste cose, va bene. Ti prenderò il panino più costoso del Mac. Allora ragazzi, vi dico soltanto che Manu mi ha fatto comprare un chicken, avocado e bacon, che era il panino di pollo più costoso che c'era. Cioè 20 euro speso, 20 euro e 50, non mi ricordo, però comunque mi ha fatto spendere i soldini. Sinceramente la vedevo un po' più tragica la situazione, però dai, 20 euro e 50 ci può stare. Abbiamo preso anche il menù completo, ovviamente, patatine grandi, abbiamo preso la Coca Zero, insomma, ci stiamo divertendo. Ah, dimenticavo, ovviamente mi ha fatto prendere pure la maionese, perché lui le patatine le vuole solo con la maionese. Ovvio! Ragazzi, sono alla tana! Stasera mangeremo comodi, ragazzi, al lume di candela, alla tana. Sei contento, Manu? Ovvio, è da tanto che non ci vengo. Bellissimo tutto questo. Cioè, ti rendi conto, Manu, che siamo veramente al lume di candela? Comunque, voglio precisare una cosa. Mi hai fatto prendere il panino più costoso, che è questo qui. Quindi dobbiamo cambiare, perché questo è mio. No, no, voglio... Io no. Questo non lo voglio. Come non lo vuoi? Me l'hai fatto ordinare! Cioè, vi rendete conto, ragazzi, che devo fare pure i capricci? Guarda, non mi piace. Come non ti piace? Perché non ti piace? Che cosa c'è? C'è l'insalata, c'è il pomodoro. Ma perché me lo hai fatto ordinare, allora? Per te, per farti spendere qualche soldo. Ah, grazie, molto gentile. Ragazzi, io sono veramente emozionato. Io, insieme a Manu, qui, a mangiare alla tana dei vichinghi. Non mi rubare la maionese. Non mi rubare la maionese, ok? Questa è mia. È nostra. No, non è. È mia. Devi prendere tutto. No, no, no! L'ho pagata io! Non mi fare arrabbiare! No! No! Sul cibo io non voglio dividere, allora, ok? Dammi il tuo panino. Dici che non lo volevi. Stai fermo? Mi mangio tutto, mi bevo pure la tua Coca-Cola, eh! Allora, adesso vado a mangiare il panino che ha scelto Manu.
che poi però non ha voluto. Speriamo sia buono, anche se comunque a me piacciono quasi tutti i panini del Mac. È buono, Manu. È buonissimo. Guardate che roba! Salsa di avocado, pollo fritto, bacon croccante, formaggio, pomodoro. Questa forse è cipolla. Comunque a me piace tantissimo. Anche questa è buonissima. Tu quale ti sei preso? Cioè io quale mi sono preso che poi è andato a te? Il Crispy McBacon. Il Crispy McBacon, cioè vi rendete conto? Vabbè. Per un cugino questo ed altro. Comunque ragazzi, sono veramente contento di aver fatto visita alla Tana, perché è il posto del mio cuore. Ci sono tantissimi ricordi legati a questo posto. L'unica cosa che mi dispiace è non avere una luminosità più ampia, perché una volta qui avevo anche le luci che ormai ho portato via a casa mia. Facciamo questa recensione di questo panino. Ragazzi, io devo dire che questo panino è veramente fantastico. Questo è il panino più costoso, però con il pollo. L'ho chiesto espressamente al ragazzo che lavora lì e mi ha dato questo. E devo dire che è veramente buono. Cioè, questo può diventare, Manu, un top panino preferito di Vito Bellavita. Cioè, quello è impegnato, sta mangiando, nemmeno mi guarda! Levati, voglio stare da solo. Ragazzi, questo è il momento più bello. Maionese, patatina. Oh. Come sono queste patatine, Manu? Fredde. Come fredde? Però sono buonissime. Allora ragazzi, in tutto questo abbiamo fatto praticamente un disastro, perché dovevo ordinare una maionese in più. In realtà ho sbagliato e ne ho presa una soltanto, che mangerò io ovviamente. Manu l'ha usata per il video. Manu, è mia! Perché ti stai mangiando tutta la mia maionese? È di tutte e due. Sì, ma è di tutte e due, però tu già hai cominciato, quindi devo pure mangiare io, aspetta. Fermo, altrimenti facciamo il duello di spadaccini con le patatine. Fermo! Hai rotto la spada! Esatto, ho vinto io, quindi basta maionese. Ah. Allora ragazzi, sinceramente avevo promesso a me stesso di mangiare più salutare. Ciao! Ti prego, dimmi che non hai fatto quella battuta stupida. Sì. Salutare, ciao. No, ragazzi, io questo non lo tollero. Allora, ragazzi, che dire? È una splendida serata. Sono qui con il mio cuginetto, nel posto del mio cuore. Stiamo mangiando patatine fritte. Meglio di così, come poteva andare? In nessun modo. Basta però. Oh, è mia! Ti stai mangiando tutta la maionese! È di tutti e due, guardate. L'ha già scavata! Manu, non è che ci devi fare i lavaggi con la maionese! Il cibo non si butta! E lo so, ma tu te lo stai mangiando tutto però! Cioè, a tre ragazzi, quello va! Fagli vedere la tua presa di patatine! Io una e lui, guardate! Una! Non è vero! Sei bugiardo! Devi fare come hai fatto prima, ne devi prendere tre! Se vuoi la guerra, guerra avrai! Prendo 9 patatine, le metto tutte qui dentro e questo è il risultato, ok? Vita è bella, ragazzi, sono soddisfatto. Ho mangiato, ho bevuto, tutto gratis! Bravo! Che vuoi, l'applauso vuoi? Sì. Ma quando me lo offri tu un Mac a me? Mai. Dico, vabbè che questa volta volevo pagare io perché io ti ho invitato, ma ci sono però delle volte in cui tu mi inviti. Ed è giusto che devi pagare tu. Dito, chi è più grande fra noi? E che cosa vuol dire? Chi io? È più grande fra noi? Io. Io sono troppo piccolo. Ancora non me la danno la paghetta. Non è vero, non sei più troppo piccolo. Ora tu hai la tua paghetta e tu devi pagare. No, non è vero. Vichinghi, glielo volete dire voi? I bambini sotto 1,60 m non pagano. 1,60 m bambini? Ci sono persone di 60 anni che hanno 1,60 m e quindi non pagano. È ingiusta questa cosa. Le persone sotto 1,60 m non devono pagare niente. Scusate ragazzi, ma voi siete d'accordo con questa cosa? No, perché io non sono d'accordo. Quando è che cresci che diventi più alto di me? Così paghi tu. Non credo possa succedere. Perché? Perché sei sempre più grande, quindi sarai sempre più alto. Che c'entra? Ma prima o poi mi devo fermare di crescere. Non è che posso diventare enorme. Ragazzi, per fare spendere altri soldi a Vito, chiedo una cortesia. Di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale e attivare la campanella. E scrivete qui sotto nei commenti: Vito, caccia,
fuori i soldi! Bravo! Pure il discorso si è preparato, il discorso di fine anno! Non è di fine anno, ma è di fine cena! Bene, cari vichinghi, arrivati a questo punto, ci salutiamo, ricordatevi che vi voglio un mondo di bene, lasciate un pollice in su e magari, chi lo sa, qualche euro per Manu, potrei ancora spenderlo! Yeah! Ma solo però se mangiamo insieme, e la prossima volta maionese 2! Ci rivediamo al prossimo video e ciao! Wow!